Buonasera, io sono Maria Alberta Cambi, rappresento l'Associazione di Piccoli Azionisti Buon Governo, MPS, che è nata nel 2012 raccogliendo un po' di forze civiche, tutte molto attente alla difesa del bene comune. E ci siamo subito soffermati su questa triste vicenda del Monte dei Paschi, che sembra quasi un'associazione diabolica, per rovinare la banca e per quindi spianare completamente tutti coloro che ci hanno investito comprando delle azioni, quindi credendo, no, nel valore di una banca che era stata solida per secoli. Infatti, se guardiamo il valore dell'azione oggi, è inferiore al valore di giugno prima dell'accorpamento e dell'ultimo aumento di capitale, e che fa capire bene quale possa essere stato il danno di chi ha investito i propri risparmi, il TFR o anche pochi spiccioli, comunque credendo in un'istituzione secolare. Personalmente, pur avendo aderito agli ultimi aumenti di capitale, ho perso più del 90% del valore delle azioni. E anche come associati il numero è molto diminuito, perché inevitabilmente sono stati tutti spianati, quindi da circa 400 iscritti in regola, quindi ancora con il possesso di un numero cospicuo di azioni, ci sono una settantina di persone. Questo penso sia appunto molto significativo. Insieme a Alberta siamo stati fra i soci, insieme ad altre 50 persone, fra i soci fondatori dell'associazione. Io quello che voglio dire è che in precedenza avevo fatto a livello personale, convinto che le scelte che stavano portando avanti erano scellerate, avevo interessato più volte la Banca d'Italia, la Consob, perché mettessero un freno, facessero qualcosa. Quello che scandalizza, e lo dico con tutta franchezza, che la Banca d'Italia non si sia accorta, e questo mi sembra una follia, che era un'operazione scellerata quella di Antonveneta, perché se è vero quello che dopo ha detto nel 2013 la Banca d'Italia sotto l'attuale governatore, ovvero che loro sapevano che l'investimento era di oltre 18 miliardi, quindi sapevano bene che il Monte dei Paschi non avrebbe potuto reggere. Quali fossero gli interessi che dovevano proteggere non lo so. Probabilmente temevano a livello nazionale uno scandalo che poteva compromettere la credibilità dell'Italia, ma non si può fare una cosa del genere solo a danno dei risparmiatori, perché questo è peggio di una truffa. Se consideriamo lo scandalo del Monte dei Paschi è superiore a quello della Cirio, è superiore a quello della Parmalat. Quindi per il danno che ha fatto all'economia, non solo locale, Siena è una città disastrata, va bene, anche per una serie di altri motivi, ma questo è stato uno scandalo a livello nazionale di enormi proporzioni, e che tutto sia andato sotto traccia è veramente una cosa scandalosa che mette il dubbio, di essere veramente in un paese civile.